dobbiamo, andiamo avanti. Allora, benvengano le graduazioni di importanza, ma non ci possiamo, non vi potete, io personalmente sono foresco, me ne sono scappato da casa mia, torno e rimango iscritto nelle liste elettorali di Messina perché sono cittadino messinese, ma dobbiamo praticamente una volta per tutte finire di ragionare per gruppi, per idee, per cose. Allora è il momento di io mi riconosco in tutto quello che ha detto Renato Accorini a 68 anni dove ha fatto tutti i parti, mestieri e professioni. Non c'è una cosa che ha sbagliato. Come si può fare questo? Con un'operazione duplice, perché lui ha detto tutto e si deve fare tutto. Quando ci misuriamo su una strategia, su un obiettivo, cambia il funzionario, cambia il referente, cambia. È il muro di gomma. Ci sono cose che io facevo quando lui praticamente ancora io mi insedei, non lo so, gli faccio un complimento. Quindi non, basta a questo punto, se c'è una volontà, non mi interessa se ci siano partiti o non partiti, no, non mi interessa, attenzione, quello che è importante, ho gruppi meritevolissimi come Italia Nostra che devo dire è stata sempre presente senza discussioni di partiti e di cose, ma in modo scientifico. Allora noi abbiamo una serie di gruppi assolutamente validi, partiti e non partiti. Qui si tratta di riunire questi gruppi interessati ad un modello alternativo di sviluppo che, posso dirlo citando, chiunque legga il sito d'Italia Nostra di Messina troverà il documento d'Italia Nostra nazionale, coordina l'indicazione politica di sintesi d'Italia Nostra di un modello alternativo basato sulla cultura, con ripute, con risvolti occupazionali e anche di crescita dei cittadini in una paginetta, in una paginetta. Allora, che cosa si tratta una volta che uno c'ha tutto il sistema? Di articolare questo sistema secondo le specializzazioni delle varie associazioni che convergono tutte sullo stesso modello di sviluppo, perché se no noi lottiamo mollica dietro mollica. Allora qual è il mio impegno? Ci sono tante associazioni, ma bisogna uscire dal percorso individuale, bisogna trovare un discorso collettivo di cittadinanza, laddove i problemi sono tutti collegati, e allora sul problema ci si collega. E perché io dico è importante? Io ho partecipato a Roma, è stata relatrice di una brillantissima relazione alla professoressa Signorino e ho visto qual è il problema. Il problema è semplicissimo: l'Italia è un corpo vivente distrutto lungo la colonna dorsale, ed è il problema del difetto di manutenzione delle montagne. Noi abbiamo dei cancri intorno alle coste, il porto di Genova e ormai nient'altro che Capomunnizza di Messina, sviluppandosi su tutto il corpo sinuoso della bella Italia, bella e perduta, perduta, non più bella. E allora di questo bisogna parlare di struttura, funzione e azioni che siano in linea con cosa, fino a quando noi la riconosciamo. Nella Costituzione c'è scritto tutto. Nelle varie leggi che si sono susseguite c'è la disarticolazione del sistema. Noi possiamo discutere quando è cominciata a morire la Costituzione, possiamo dire che è morta 24 ore dopo che vi è stato il patto costituzionale, perché il momento fondante è sempre un momento costitutivo. Per me muore il 18 aprile, quando la Democrazia Cristiana vince il referendum. In sintesi, tutte le leggi successive vanno dimenticate, e allora le singole associazioni si diano un appuntamento a brevissimo,
direi il primo lunedì, 7-8, e in questa sede le associazioni identificano i loro interessi, i loro progetti, e tutti insieme devono essere proposti ad una classe in uscita o in entrata. Non interessa, perché soltanto così il cittadino si interessa, perché vede le proprie esigenze di vita, ripeto, dal bambino a 0 anni della donna disperata a chiunque. Quindi la mia proposta seria, secca, per evitare appunto di discutere e parlare tutti quanti fino a mezzanotte, è rinviare al primo lunedì libero. Sarà giorno 9, giorno 10. Io rappresento Cittadinanza Attiva. Quando lui mi ha detto che organizzava questa manifestazione, mi ha detto stare subito. Ieri sera eravamo qui con lui. Ma di questa città, qualche sera fa eravamo in una riunione e c'era Barbara, cioè si alzò e vide che l'età media era 70-80 anni. Cioè, se il futuro di Messina siamo noi, siamo veramente al mare. Però un dato oggettivo c'è. Questa città ogni giorno perde 4 giovani, ogni giorno. Noi questa indagine l'abbiamo pubblicato. 8 giorni. Ne perde 4, almeno 4 giovani. Oh, che l'Istat prevede per l'Italia non so quando, a Messina ci siamo già quasi arrivati. Cioè siamo il capoluogo di provincia più anziano d'Italia, questo mi pare che non ci trovi. Il problema fondamentale è cambiare mentalità. Noi purtroppo, tu vuoi fare un pezzo di pace in una città dove i cittadini sono bugiaci, inutile, e diventa una testimonianza. Noi ne stiamo facendo una battaglia durissima contro la presenza sociale, perché in Sicilia non esiste lo Stato del diritto e nessuno si preoccupa. Il governo regionale se ne sta in fischia, abbiamo scritto anche al Presidente della Repubblica e non abbiamo avuto niente. Cioè l'Inps in Sicilia agisce in assoluta illegittimità, perché nessuno gli ha dato che si è preso. E questo noi l'abbiamo denunziato. A Milazzo, per l'inquinamento di Milazzo, abbiamo denunziato il Presidente, il Direttore Generale dell'ARPA, con nome e cognome, aveva avuto 18 milioni per organizzare centraline per tutta la Sicilia. Centraline per il controllo dell'acqua, dell'aria e del tempo, è riuscito a non spendere. Come premio gli hanno aumentato lo stipendio, l'hanno classificato. La magistratura ancora sta indagando, noi abbiamo dato nome, cognome, parte, ma non succede niente. Per quanto riguarda quello che diceva Villa Alessandro, sono d'accordo con lui, che gli interlocutori nostri sono i funzionari. Se noi abbiamo un buon ufficio legale che mettiamo a disposizione, se noi capiamo che la responsabilità è del tizio, del caio, perché poi io non mi spiego, tutti noi sappiamo che il comune è di un'inefficienza assoluta, perché tutti i dirigenti dal nucleo di valutazione vengono valutati al massimo? Il motivo è molto semplice, ve lo spiego. Del nucleo di valutazione fa parte del segretario generale, e il funzionario più alto in grado del comune. Siccome il segretario generale non può prendere meno del dirigente che prende di più, allora gli danno il massimo, e poi siccome si dà uno poi non si può andare all'altro, per cui gente che non fa niente, che non sa fare, non è che chiede, come si dice, viene premiato con il massimo. Allora se noi questa amministrazione non saranno nei discorsi, ma infatti non vi faccio un esempio molto semplice. Il signor assessore regionale al territorio e ambiente ha deciso di dare a Cutegana di Catania la gestione di Salapena, senza fare nessun avviso pubblico, senza fare, solo con un foglio di carta in cui ha scritto si assegna a Cutegana. Naturalmente noi al TAR stiamo tentando di avere ragione, e se ci darà ragione continueremo l'azione penale contro, per abuso di potere contro questo assessore, perché qualcuno deve capirlo. Grazie. 1, 2, 3. Ma intanto
grazie ancora una volta a Renato, perché fa diventare una sua battaglia personale, fa diventare collettiva. In realtà lui, partendo da una sua esperienza diretta, insegna alla Drago, ha constatato il problema di un archivio che costituisce la memoria di una città. Cioè non è che sono dei libri soltanto, è la memoria di questa città che attraverso l'archivio rischia di perdersi. E questo è un grave danno non solo per il passato, ma anche per il tempo presente. Ci invitava a dare le nostre opinioni su come possiamo far diventare questa battaglia collettiva e portarla a buon compimento. Restando al tema archivio e palazzo della cultura, secondo me la raccolta delle firme ci deve vedere impegnati direttamente. Qui veramente non possiamo affidarci solo alla generosa disponibilità di Renato. La raccolta di firme è un fatto che ciascuno di noi, nelle organizzazioni in cui siamo impegnati, nei luoghi di lavoro dove siamo presenti, dobbiamo far diventare la più ampia possibile, perché l'archivio è qui che deve essere ospitato. Cominciamo con l'archivio. La raccolta di firme che è finalizzata, secondo me, all'interlocuzione con la politica, dove la politica accetta anche la responsabilità dei funzionari, ma io credo che potrebbe essere un nostro impegno quella di raccogliere delle firme e di portarle non solo al sindaco ma anche al Presidente del Consiglio, perché si fissa all'ordine del giorno immediato la destinazione di un'ala del Palazzo della Cultura all'archivio di questa città. Certo, dovremmo coinvolgere anche l'università, io vedo qualche collega d'università e questo mi fa piacere, però è triste, voglio dire, che non ci sia la stessa attenzione diffusa anche nel mondo accademico, ma è inutile piangere sulle cose, sulle assenze, le latitanze, perché invece dobbiamo costruire e guardare oltre. Il Palazzo della Cultura, io credo che è già una fortuna che ci sia, sono passati troppi anni, ma c'è. Ma il problema serio, che a questo punto deve diventare collettivo, è che un palazzo della cultura, io preferirei parlare di palazzo delle culture, perché credo che non c'è una sola cultura, ci sono tante culture, ma questo è un discorso successivo, cioè che richiede forse un cambio di mentalità anche politica. Ma in ogni caso la gestione e l'utilizzo del Palazzo della Cultura è un fatto che va disciplinato, va regolamentato, deve essere reso trasparente, tutto il contrario di quello che è avvenuto da quando questo palazzo è stato inaugurato e fu inaugurato malauguratamente a parlare del ponte sullo stretto, con le presenze dei ministri e di tutte le autorità. Ora, la gestione è un fatto che appartiene alla cittadinanza, perché ci dobbiamo veramente preoccupare che si mettano le basi solide sul piano della regolamentazione di questo palazzo. Altro momento organizzativo, io credo, parliamo spesso gli adulti dei giovani, ma in realtà c'è un fermento dei giovani che aspetta solo di potersi esprimere. Allora, il percorso che vedrei accanto alla raccolta delle firme è che qui si programmino 2-3 incontri, assemblee, in cui i giovani, i movimenti, quelli che hanno fatto autogestione, quelli che fanno teatro, quelli che fanno musica, fisicamente qui rappresentino la loro esigenza, che ci siano degli spazi in questa città per le culture, per le espressioni culturali. Altra cosa, io sono impegnato nel volontariato, ma ci sono molte organizzazioni di volontariato che vorrebbero fare iniziative culturali e anche per loro è giusto che ci sia un momento di confronto. Così questo momento politico che vuole ridare alla città uno spazio che parta dall'archivio, ma che diventi il luogo, il laboratorio permanente per rilanciare questa città, che si rilancia con la cultura, possa trovare una serie di iniziative tutte convergenti con soggetti anche diversi. Ringrazio anche io Renato, grazie a voi per esserci.
Noi brevemente cercheremo di presentarci, visto che probabilmente nessuno di voi ci conosce. Vorremmo risolvere questo problema il più in fretta possibile, visti i nostri progetti futuri. E intanto io sono Giancarlo Arena, Lorenzo Santamaria e Alessio Ghirlanda. Brevemente, non pensiamo di andare fuori tema stasera, visto che da quello che ho potuto sentire si sta discutendo qui di riqualificare i nostri spazi pubblici, la nostra città, i nostri spazi culturali, i progetti urbanistici e la vivibilità, la vivibilità degli spazi comuni. A questo proposito abbiamo in tasca una petizione che riguarda un piccolo ma molto ambizioso, visto il contesto in cui ci troviamo, progetto a cui stiamo lavorando da qualche mese, che riguarda sostanzialmente la pedonalizzazione del centro storico della nostra città. Siamo ben consapevoli che si tratta di un progetto, come ho già detto, ambizioso e molto difficile da realizzare, ma siamo anche molto determinati a infrangere quello che è il muro di pensiero apatico e abulico a cui ci hanno abituato i nostri concittadini amatissimi. Noi siamo d'altronde un gruppo di semplici ragazzi, studenti, amici, concittadini che stiamo cercando di raccogliere in un tempo che sia il più breve possibile il massimo consenso e la massima partecipazione, e vogliamo appunto approfittare di questo spazio. Abbiamo colto al volo l'occasione, ho presentato ieri il progetto a Renato, e raccogliere appunto il massimo consenso possibile. Insomma, esporremo un po' il progetto. In soldoni si tratta di restringere un'area attorno al centro storico di Messina, che è vergognosamente ancora trafficato e a nostro avviso poco qualificato rispetto a quello che merita. Abbiamo dato avvio a questo progetto come una piccola iniziativa alla quale abbiamo cercato di dare la più larga visibilità possibile, facendo un sit-in di protesta alle spalle del Duomo, dove ci sarebbero in teoria quegli scavi archeologici della chiesa di San Giacomo. Siamo riusciti a ottenere una piccolissima soddisfazione, perché sono stati ripuliti il giorno dopo, quindi nonostante ci siamo trovati in 10-12 lì davanti, siamo rimasti in 10-12 per un'intera giornata, abbiamo comunque ottenuto un piccolo successo, anche coinvolgendo le reti locali e i passanti che non sapevano neanche di cosa si trattasse. Ho presentato in soldoni, lascerei parlare anche i miei amici. Il progetto di sé per sé è visionabile su Facebook, ovviamente Facebook ha un'accessibilità limitata, ma nei primi giorni di gennaio avevamo in mente di allestire dei banchetti informativi in via dei Mille. Questo qua ci sta dando in verità alcuni problemi, però sicuramente vedremo di organizzare qualcosa in tal senso. Quindi a tal proposito, se vi capiterà di passare, sarà fra il 2 e il 4, vedremo di renderci visibile e quant'altro, ovviamente sarà possibile firmare la petizione, previa ovviamente informazione sul progetto e quant'altro, quindi siamo più che disponibili a rispondere a tutte quante le vostre domande, anche adesso ce ne dovessero essere. Detto in soldoni, sarebbe più semplice spiegarlo con un disegno, illustrare il progetto visivamente, non ce l'abbiamo qua, siamo impreparati. Saremo nell'isola pedonale di Vietemino, esattamente di Vietemino. Il progetto riguarda l'area compresa tra Piazza Municipio e Piazza Duomo. I limiti esterni sarebbero via Cicerone, che è una di quelle traverse che collegano via Garibaldi con... la delimitazione riguarderebbe anche via Cesare Battisti, esatto, la strada che passa di fronte, esatto, sì, quello è il limite esterno, quindi ovviamente comprendendo Piazza Duomo, la strada che passa di fronte al municipio, perché ci siamo resi conto che in realtà è assurdo che quella non sia a traffico limitato quantomeno. Quindi questo qua è in linea di massima il progetto. Inoltre abbiamo contato tutti quanti i parcheggi che si andrebbero a perdere, sono 202 includendo la piazzola con il lastricato che c'è di fronte al Duomo, quella delimitata dagli alberi.
sono 202, non sono niente in verità, però ovviamente non voglio essere qualunquista, però togliere qualcosa al messinese così. Quindi l'idea era anche quella di riqualificare piazza il parcheggio di Piazza Cavallotti, una cosa che andrebbe fatta. Insomma, questo è il progetto, è molto ambizioso chiaramente. Il problema qual è? L'ostacolo principale non è la fattibilità, è perfettamente fattibile, perché Bologna stessa, come lui magari vi potrà spiegare dopo, che ha problemi di viabilità molto più seri, è riuscita a delimitare il centro storico. Il problema è l'approccio, infatti era molto più ampio, è una questione di approccio, non è una cosa fattibile. Ci stiamo appoggiando a una laureata in architettura, la professoressa Mondello, che ha scritto una tesi sulla federalizzazione del centro storico di Messina, ci stiamo appoggiando al suo progetto, è una cosa fattibile, ripeto, siamo più che disponibili a rispondere a domande e quant'altro, sia oggi che nei primi giorni di gennaio in via dei Mille. Siamo disponibili ad accettare proposte, perché di voce. Siamo anche soprattutto disponibili nell'accettare proposte, perché il nostro obiettivo è principalmente quello di fare molto rumore, per cercare di appunto sensibilizzare l'opinione pubblica verso una situazione che sta diventando sempre più insostenibile. Come diceva il professore prima di noi, i giovani stanno cercando di fare qualcosa, stanno cercando di in qualche modo porre rimedio a decenni di totale disinteresse nei confronti della situazione cittadina. E quello che posso aggiungere rispetto a quello che hanno detto i miei colleghi è che noi puntiamo soprattutto a una riqualificazione dello spazio urbano, ovvero una zona pedonale, una zona esclusivamente per il cittadino, è una cosa che dà un altro tipo di respiro per la città. Questo qua ci porterebbe anche a essere, diciamo, in linea con le maggiori, come con le principali città italiane, l'altra città, una città italiana, e siamo una delle pochissime che non ha un centro storico pedonale. E dobbiamo combattere contro, diciamo, tutte le, diciamo, i punti allo stesso favore di questa, di questo progetto, come ad esempio la viabilità messinese, che è appunto una città particolarmente lunga, non ha delle grandi arterie, quindi bloccando quella parte di centro si dovrebbe in qualche modo cercare di trovare delle vie alternative. Le vie alternative le avremmo anche trovate cercando di delimitare con dei cordoni e cercare di portare il doppio senso di massa delle strade che in realtà sono eccessivamente, potrebbero, diciamo, riuscire a essere portate al doppio senso di marcia. Oltre ciò, noi siamo pronti a creare un dibattito, ossia proposte, qualsiasi tipo di idea esterna, qualsiasi tipo di gruppo. Noi siamo un gruppo di studenti assolutamente non politicizzati, siamo quasi tutti fuori sede oltretutto. Noi abbiamo una base qua messinese di, appunto, di controllo, ma tutti quanti è una cosa che viene fatta tramite internet, cioè noi ci ritroviamo tramite le piattaforme social network e cerchiamo di appunto trovare questo punto di dibattito e di incontro per creare questo, cioè per dare, diciamo, un nuovo risalto alla città, sia per la cosa di San Giacomo che è nata così appunto su internet, sia per questa cosa qua che è appunto nella su internet. Noi stiamo... Sì, in conclusione ciò che ci preme di più non è tanto... Come diceva Lorenzo, non è tanto impegnarsi nell'opera di convincimento di chi dovrebbe occuparsi della realizzazione di un'opera del genere, perché come abbiamo detto è assolutamente fattibile sia per quanto riguarda il conteggio dei parcheggi che verrebbero recuperati, sia per quanto riguarda un progetto accessorio di urbanizzazione e di adeguamento della viabilità. Abbiamo con ovviamente quelle che possono essere le nostre competenze molto, molto arrangiate. Abbiamo pensato a un riadattamento dei sensi di marcia delle strade che circonderebbero il progetto. Ciò che ci preme di più, e lo abbiamo portato dentro sin dalle prime azioni che abbiamo portato avanti, da quello che è stata una semplice pulizia della spiaggia autogestita e molto arrangiata fatta quest'estate, al sit-in davanti agli scavi della chiesa di San Giacomo, a questo progetto. È anche questo molto ambizioso, lo ammetto, cercare di rieducare la città alla bellezza in un certo qual modo, una bellezza a cui che è stata cancellata dalle menti dei nostri cittadini, da chi di dovere, che non fa altro che darci dei palliativi, delle zollette di zucchero una volta tanto, però ci ha abituati ormai al degrado, alle strade sporche dove si potrebbe zappare e piantare patate, per quello che ci si trova, degli scavi nel pieno centro storico,
di fronte alle banchine dove attraccano i turisti, assolutamente abbandonati. Quindi ci siamo messi in testa di portare avanti questa rieducazione e di far vedere ai cittadini messinesi che siamo noi che abbiamo il potere, che noi siamo Messina e che noi dobbiamo fare la nostra parte. Questo è l'unica cosa che abbiamo come etichetta, uno slogan che recita appunto: noi siamo Messina, noi siamo Messina, facciamo la nostra parte. E quindi con questo piccolo appello ho presentato il nostro progetto, spero che sentirete presto parlare di nuovo di noi con dei successi. Parlo da cittadino e basta. Mi rilasciavo al discorso del, voglio rilasciarmi un attimo al discorso dell'archivio. Ho letto che l'archivio dovrebbe essere trasportato qua. Il mio pensiero è: chi trasporterà l'archivio qua? Chi vigilerà su? Perché in teoria l'archivio già doveva essere protetto. Cioè, e abbiamo visto che non lo è stato. Ora, le opere, tutti i codici, le 5 centine, tutto quello che c'è in quell'archivio, è tutto catalogato e soprattutto. Siamo sicuri che nulla di quello nel trasporto, nulla si perda? Ora, perché uno, il cittadino normale pensa, la cosa, l'archivio è controllato, la sovrintendenza dovrebbe essere protetto. Abbiamo visto che ciò non è. Quindi se ciò non è nella propria sede, a questo punto penso che un cittadino normale potrebbe pensare, ma è nel trasporto? Ora, come possiamo fare a controllare che... Cioè, esiste un catalogo, può essere reso pubblico, possiamo controllare che tutto quello che c'è lì poi, quando arrivi qua, ci sia tutto. C'è un catalogo generale, un catalogo per soggetto, un catalogo per autori, è un catalogo anche topografico. E non è una paura solo, è una paura anche di altre persone che conoscono. Questo sarebbe necessario, è importante che effettivamente chi ha frequentato l'archivio e chi sa che cosa c'è nell'archivio, che abbia contezza anche di ciò che c'è, dia buona testimonianza, perché molte cose in questi ultimi tempi purtroppo le si è visti un po'. Ma andare a maggior ragione in un'occasione di trasloco con tutto il caos che sappiamo ci possa essere. Soprattutto io penso da parte di alcuni di noi che frequentavano l'archivio da circa 30 anni, a un certo momento vengano un pochettino, escono fuori e diano la loro presenza per dire: ma guardate questa roba che c'è qui, che attualmente vediamo tutta quanta piena di buffa, di funghi, era quella stessa cosa che queste stesse cose che avvenivano erano esposte, erano messe nelle bacchette e che erano catalogate. Vediamo cosa c'è, bisogna avere anche la contezza, bisogna conoscere bene, cioè andare a dare un nemico con la capacità di dire: guardate, è stato messo fuori, è andato via questo soggetto, questo anche è andato via, rendersi... questo soggetto è stato distrutto, non c'è più, dove... Controllare anche come venga effettuato questo trasporto, perché lo dico papà da padre, non possono essere messi sulle labbra e portati in qua. Il trasporto è ormai sono una serie di casse chiuse, che più o meno con quello che c'è e fare una sottrazione di quello che manca. Comunque, siccome proprio qua c'è il dirigente che è De Francesco, ecco, questa è una cosa che dobbiamo fare. Il dirigente De Francesco è un personaggio che è arrivato ora, sì, che non ha avuto niente a che fare con l'archivio, perciò non sa, appunto, sto dicendo questo. Ma dico, è bene una cosa di questo genere, dato che è imminente, se possiamo andare più presto con gente esperta come te, da De Francesco, e dire subito le cose essenziali da fare e da non fare. Perciò, dico, si può andare anche domani mattina, se lui è qua in sede. Sì, certo. Renato, io ti ringrazio per l'attenzione. Ok. Renato, intanto facciamo un comunicato stampa. Renato, aspetta. Sì, non è perfetto quello che fare. Io dico una cosa a ruota veramente molto libera. Ho l'avventura di essere il genero dell'ex direttrice dell'archivio di Stato di Messina, della dottoressa Le Grandi, appunto, che conosce per le sue ex mansioni, essendo lei un archivista, le vicende anche di... Lei ha, che tra l'altro mia suocera, aveva grande stima del dottore Bruno. Quando c'era Bruno... Del dottore Bruno, che fu
padre di Ezio, che fu il grande direttore dell'archivio, dell'archivio cittadino. E da allora finì tutto. Lei, a cui oggi parlavo di questa tua iniziativa, dice: non c'è più niente, sono libri, ci sono libri, non c'è più niente. Secondo me lei non ha cognizione, tra l'altro è handicappata, gli manca la gamba, non ha più cognizione di nulla. Dal suo punto di vista intellettuale e professionale, nell'archivio di Messina non c'è più niente. Questo signore dice: qualcuno si succhia qualcosa, si succhia sicuramente molto. In ogni caso noi dobbiamo provare a recuperare quello che c'è. A recuperare e a farlo vivere. La confusione che c'è. Allora io credo, a partire da questo che ti sto dicendo, non mi è spiaciuto usare il nome di mia suocera, che non vuole essere nominata, la uso in modo non corretto. Però io ritengo che questa sia un'assemblea, una piccola assemblea, grande assemblea, che dobbiamo fare diventare molto grande. La mia proposta sarebbe questa. Perché non ci vediamo questo atrio con gruppi musicali, con cose, facendo vedere i giovani, i ragazzi, restandoci qua a riorganizzare un'idea di questo spazio. Mi è piaciuta molto per una volta la proposta che ha fatto Cinto Saier. Io non sono quasi mai d'accordo con Cinto. Tuttavia, per una volta che sono d'accordo lo dico. Facciamo un'avvertenza di come questo palazzo deve essere riorganizzato, perché come dicevo nel mio intervento iniziale, per me il progetto deve essere generale e legato alla cultura messinese in questa città. Però se non si parte da una cosa, forse non arriviamo nemmeno a niente. Allora, questo è il nostro spazio. Dichiariamo da questa sera che questo è il nostro spazio. Poi ci organizziamo, ci facciamo venire, grazie anche alle tue capacità, le capacità di ciascuno di noi, in assemblea, facciamo venire gruppi musicali, teatrali, gente che fa venire giovani, ragazzi, più di noi, più di quanti siamo noi, che si appropriano di questo spazio. Non lo dico in un modo, è forse ingenuo quello che sto dicendo, ma non voglio, io continuo a essere ingenuo, voglio che l'ingenuità vinca. L'ingenuità è l'unica nostra arma, non abbiamo altro. È un'ingenuità collettiva. Se è collettiva, la facciamo diventare collettiva. Poi c'è l'idea sua, l'idea mia, l'idea sua, eccetera. Mettiamole assieme. È sempre meglio del porco mondo che c'è accanto a noi. Sempre meglio del porco mondo che c'è. Scusate, se io. Mi collego a quello che ha detto lei. Dobbiamo rioccupare sia questo spazio, ma tutti gli spazi della città, perché come cittadini dobbiamo vagliare sia sul trasporto anche dei libri, perché il cittadino deve essere la prima sentinella dei propri diritti, quindi devi cominciare a rioccupare tutti gli spazi come è stato fatto. Io ecco, vorrei essere meno il più breve possibile, anche meno ripetitivo, perché già sono state dette tante cose. Vorrei condividere con la mia esperienza anche di studente, di possibile usufruitore, ecco, di una biblioteca che non c'è a Messina, che è difficile trovare. Io stesso ho fatto una ricerca una settimana scorsa, sono andato su internet, che è la principale pagina per cercare le cose, anche le cose reali. Ho cercato biblioteca Messina, sono comparse non so quante biblioteche ci sono a Messina, forse 120 biblioteche a Messina, cioè 120 piccole cose sparse. Ho cercato poi quelle pubbliche perché onestamente ho cercato l'indirizzo della biblioteca Tommaso Cannizzaro, ancora se controlla nel sito, l'indirizzo è in via Catania, mi pare che c'è la scuola Bisazzi. No, però ho visto che c'è zitto 27, puoi anche controllare, comunque ora c'è una biblioteca, non lo so, non c'è. Sono universitario, quindi so anche come funzionano le biblioteche universitarie, sono divise in tutte le facoltà, quella più grande che è di lettere è l'Annunziata, sappiamo com'è difficile raggiungere l'Annunziata. Nella mia facoltà la biblioteca è divisa in tutti i dipartimenti, che nella mia facoltà fino a qualche tempo fa era divisa, c'era il Royal, si doveva salire per dei chilometri per raggiungere l'altra classe, ancora ora siamo un po' sparsi. E non c'è ecco,
da quello che ho visto io come studente, anche la disponibilità, ecco, di, anche dal mondo accademico, dei professori, di rendere, che sono quelli che hanno gli studenti sempre viso a viso, di rendere pubbliche tutte le offerte che questa, che i libri ci sono, ecco, le cose ci sono, possono essere. Sono andato ora all'università, alla biblioteca regionale Longo, io primo settembre, ma ci sono, mi hanno detto che ci sono solamente diciamo dei libri di repertorio, la maggior parte degli archivi che uno controlla. Deve fare la richiesta, però per esempio la richiesta deve essere fatta, poi devono prendere i libri che sono messi nei magazzini di Via La Farina. Oppure non ci sono qua a Messina, devo fare la richiesta a Palermo. È una cosa che è un po' complicata, non c'è pubblicità, non c'è. Io sono anche mi ritengo un messinese precario, perché forse sarò tra quei 8 messinesi, si dice, che forse migreranno. Io mi ricordo, ho incontrato Renato qualche giorno prima che io partissi per un'esperienza all'estero, e l'ho visto anche con lo, un po' con lo sconforto negli occhi, nel senso che vedeva un po' un ragazzo di Messina che parte, per lui un po' sempre una sconfitta. Ecco. Se devo dire, il fatto che sono qua che sono qua anche per cercare di lottare per la mia città, è dovuto anche a Renato, perché dà la speranza che per tornare. Io la prima esperienza all'estero ho avuto la mia prima esperienza di una biblioteca vera. Cosa dire di più? Niente, per concludere, anche sono stato attivo in questi ultimi anni tutte le manifestazioni anche un po' giovanili che sono cercate di fare, come l'anno scorso l'Unime in protesta, che ha autogestito un'aula l'ex chimica che poi è stata, diciamo, disoccupata, eccetera eccetera, che ha cercato di fare un po' qualche incontro, qualche. Ultimamente è stato recuperato lo spazio dell'ex Siglight al Torre Faro. Che io quello che posso dire, ecco, da attivo, ecco, in questo, che partecipo sempre cercando di partecipare attivamente a queste manifestazioni, penso che la lotta del nuovo al ponte è stata una lotta quasi vinta. Diciamo, l'opinione pubblica è riuscita a capire che l'opera del ponte è una cosa che è ridicola, l'Europa ha capito che il ponte è una cosa ridicola. Se ci sono ancora delle persone che si ostinano a puntare sul ponte, sono delle persone che in questo momento penso che andranno sempre a diminuire, e questo si deve anche a un tipo di lotta che ha avuto successo, che è stata vista anche per esempio dagli attivisti del Nord Hub come modo per tipo di organizzazione di lotta. Ecco, quindi io proporrei anche di seguire l'esempio della rete Nol Ponte, non so, di tutte le tipo tutta la battaglia che è stata anche dietro, perché Renato ha messo l'idea, Renato ha messo lo sforzo principale, e poi dietro c'è stata tutta un'organizzazione che è stata quella della rete Nol Ponte, ci sono state tutte le associazioni che hanno, che sono battuti, io non so, magari voi sapete più di me. Comunque quello che ho visto io, che c'è stato qualcosa dietro, c'è stata una cosa dietro che è stata visibile anche per esempio con uno slogan netto, chiaro, che quello che propongo io è anche quello di creare uno slogan netto, chiaro, di pubblicizzarlo, di creare un movimento, di creare una rete per la cultura, una rete che dichiari che la notte della cultura è quella che ci fanno vivere 365 giorni in anno, no, una volta l'anno. E la notte della cultura la chiamano il giorno, e la notte della cultura, come diceva un pittore, che il sonno della regione genera mostri. Io direi il sonno della cultura ha generato mostri, ha generato questo palazzo che è uno dei più brutti mai costruiti, ha generato lo schifo che c'è stato all'archivio storico, che ha generato l'assenza di biblioteche in questa città, un'assenza per me studente, che forse sono costretto a studiare altrove, è un'assenza per tutti, per i cittadini, per i nostri figli, per le generazioni future. Quindi io propongo di prendere esempio da quel poco ma funzionante che c'è stato, quindi di andare avanti come si è andato.
Renato noi l'abbiamo accolto, diciamo, a braccia aperte. Io faccio parte di Sinistra Ecologia e Libertà, faccio parte del Forum della Cultura e abbiamo diversi progetti in questo senso che possiamo fare insieme rispetto a quello che